la startup Ugo, la vincitrice della seconda edizione di Officina MPS Idee per Crescere, il percorso di contaminazione virtuosa sviluppato da Banca Monte dei Paschi di Siena in partnership con Accenture per le startup e le PMI per valorizzare i talenti e le giovani imprese ad alto contenuto innovativo. Tra i quattro finalisti presentati a Firenze alla Fortezza d'Abbasso, ha vinto la startup che fornisce un caregiver su richiesta quando nessun familiare o amico può prendersi cura della persona fragile, facendosi trovare all'indirizzo di partenza allora stabilita per raggiungere insieme all'utente la destinazione e affiancarlo nelle attività quotidiane. Riceverà un contributo di 25.000 euro. Gian Piero Bergami, Chief Commercial Officer di Banca Monte dei Paschi e membro della giuria. Quello che diciamo quando parliamo di Officina è la verità. È una contaminazione fortissima, una freschezza straordinaria. È la forza delle idee che si combinano e diventano azione, diventano realtà, diventano cose tangibili, quindi il passaggio dal mondo delle idee a quello dell'azione. Le altre startup finaliste, Bior Farm, Garantisi e Talents Venture, avranno l'opportunità di entrare nell'albo fornitori di MPS, che rivendica nel suo DNA il tema della sostenibilità. Queste aziende nascono comunque for profit, quindi sono aziende che devono dimostrare di essere in grado di camminare con le loro gambe. Noi le accompagniamo in questa fase che è quella un po' iniziale, poi naturalmente sarà il mercato a decidere se saranno in grado di essere ancora qua o no nel futuro. Francesca Vidali, CEO e co-founder Ugo. Credo che una vittoria di questo tipo sigilli con davvero col fuoco quello che sarà poi un lavoro insieme, che è la cosa che realmente conta, motivo per cui nasce questo progetto, motivo per cui le startup vogliono partecipare e ovviamente vogliono vincere. E sul rapporto con MPS? Si parla tanto delle start-up, i giovani, innovative, ok. In realtà loro hanno anche un'organizzazione, un modo di lavorare, un modo di pensare da cui noi veramente dobbiamo soltanto imparare. Quindi anche per noi è stata anche una scuola anche su questo. Il premio per l'innovazione sostenibile è andato a Bior Farm, startup che ha ideato un social marketplace che connette i consumatori con i piccoli produttori locali, permettendo a chiunque di adottare un albero e riceverne a casa i frutti in poche ore. Osvaldo De Falco, CEO e co-founder Bior Farm. Quello che vogliamo fare è riuscire a legare i nuovi clienti e i dipendenti della banca con l'istituto, con lo stesso sistema, ovvero quello dell'adozione degli alberi, quindi dare la possibilità alla banca di essere la prima banca al mondo con un campo digitale e poter utilizzare gli alberi sia per operazioni di green marketing che per operazioni di welfare aziendale, quindi alberi da donare a nuove attivazioni, nuovi sottoscrittori, ma anche alberi da donare ai propri dipendenti per ricevere in ufficio frutta fresca settimanalmente del proprio campo, veramente fresca col gusto autentico e non come quella che oggi spesso e volentieri si trova nei supermercati.